Questo incontro si inserisce nel ciclo di appuntamenti voluti dall'amministrazione comunale per ascoltare i cittadini. Accanto a me e dietro di me, insomma, vedete il sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna e la giunta, che relazioneranno su quanto fatto in quest'ultimo anno di attività. Dopodiché, alla fine del report da parte del sindaco e della giunta, avrete la possibilità di intervenire. Vi abbiamo lasciato un foglio per prenotare il vostro intervento e avete anche un altro foglio che è un questionario invece più generale, dove potete inserire le vostre proposte su Principina ma anche sul resto della città. Passo la parola al sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna per la sua relazione. Allora, abbiamo Luca Gresti qua dietro, che è il vice sindaco, abbiamo Fausto Turbanti, che è assessore alla sicurezza, alla polizia municipale, protezione civile, Riccardo Megale, lavori pubblici e patrimonio, e Demanio, poi abbiamo Giacomo Cerboni, bilancio, partecipate. Chiara Veltroni invece è assessore all'istruzione e ai servizi educativi, e Mirella Migli assessore al sociale e Fabrizio Rossi assessore allo sport e all'urbanistica. La segretaria non c'è. La segretaria, la signora ci teneva a fare complimenti a Carla Guida, che è segretaria del sindaco, perché le ha risolto un sacco di problemi. Applauso. Posso passare la parola al sindaco ora, signora? Ok. Buonasera, io spero che mi sentiate anche a distanza. Vi voglio innanzitutto scusare per il ritardo, ma vi assicuro che eravamo occupati in una giunta molto importante e quindi siamo stati purtroppo trattenuti da motivi di lavoro, e quindi vi dispiaccio per questo quarto d'ora che vi ho fatto aspettare, anche se comunque sia aspettare qui al Barrio Medusa nella nostra frazione sicuramente è un bel aspettare. Spero che voi fin da laggiù mi sentiate, abbiamo purtroppo, se questo non avviene, non posso provare a urlare, a parlare più forte, posso fare così, però ecco, non so quanto reggerò, sono corpulento e forte, ma urlare per 40 minuti ci proverò, e mi scuserete magari in prima fila se sembrerà che io sia come dire, aggressivo. Non sono aggressivo, cerco semplicemente di farmi comprendere. Noi siamo venuti qui non per dire o per lodare tutte le attività che questa amministrazione abbia fatto nell'arco del primo vero anno di attività amministrativa, perché quando venimmo l'anno scorso, dopo un anno di insediamento, avevamo ancora la vecchia gestione di bilancio proveniente dalla passata amministrazione. Chiunque si intenda un po' di attività commerciale di bilancio sa che ben poche sono le possibilità e le funzioni di elasticità nel bilancio previsionale nei confronti del rendiconto che l'amministrazione ha a sua disposizione per attuare quelle modifiche, quei ridirezionamenti necessari affinché possano essere fatte delle operatività. Ma comunque anche l'anno scorso abbiamo cercato, nell'ambito delle nostre potenzialità, di riportare, di rivalorizzare, di rimettere al primo posto la nostra frazione di Principina. Noi ci teniamo moltissimo, noi sappiamo benissimo quali siano le potenzialità e le bellezze legate a questa frazione, come sapevamo benissimo che da oltre 70 anni non venivano fatti lavori né di bitumatura né di asfaltatura, tantomeno di pubblica illuminazione, e molto spesso c'era grande trascuratezza e marginalizzazione. Io penso anche alla tenuta delle pinete, penso anche alla tenuta del sottobosco, penso anche a tante situazioni che tutti voi magari che venite da Firenze o da altre città a fare la vostra stazione balneare estiva, la vostra stagione di mare qui nella frazione di Principina, sicuramente sentivate come elementi dolenti, di sofferenza, di mancata concretezza da parte dell'attività amministrativa. Ebbene, io venni qui l'anno scorso il 5 luglio, questo è un articolo di giornale che ritrae la mia permanenza insieme alla mia giunta proprio in quel di Principina, in cui ebbi un'accoglienza un pochino più irruenta, un pochino più... Mi sembra che anche la signora che ha fatto i complimenti a Carla Guida fosse presente e fosse una delle prime alzate che venivano contro il sindaco. E io la ricordo molto bene, con simpatia, perché sono persone come lei che poi danno anche quello stimolo importante e fondamentale affinché si possa poi attivare tutti quei percorsi di un'amministrazione che non sono semplici, cari signori.
signori, perché è inutile far finta di non sapere che gli enti locali, gli enti periferici, le periferie, cioè, sono state penalizzate in maniera enorme in termini di trasferimenti dal centrale e dal regionale. I poteri adesso sono andati a livello nazionale, sono andati a livello regionale. L'abolizione delle province, di cui io sono presidente, ne è una testimonianza peculiare, anche se poi l'esito referendario ha fatto sì che le province dovessero continuare a esistere sulle funzioni primarie delle strade, della sicurezza stradale e dell'edilizia scolastica di secondo grado. Quindi io non voglio dire che non si sia in una situazione di difficoltà in termini di risorse. Noi abbiamo un bilancio di 83-85 milioni di euro, abbiamo a fronte, faccio un esempio, della spendibilità sui lavori pubblici di 15 anni fa un quarto della somma disponibile, essendo però passati 15 anni ed essendosi quindi ammalorate le strade, i boschi, le manutenzioni necessarie. Quindi ecco, questa è una condizione che voi dovete conoscere, non perché io mi voglia discolpare, ma perché voi possiate avere anche contezza di come realisticamente difficile sia il compito amministrativo per un sindaco, che forse è il politico meno pagato, meno remunerato, che ha più problemi di tutti e che si vede ovviamente la faccia a faccia col cittadino, come è giusto che sia. Non si nasconde a Montecitorio, non si nasconde in Parlamento, né tantomeno in via Cavour a Firenze, ma sta con la gente a prendersi gli insulti, i complimenti, ma comunque si confronta. E questo è quello che a me piace fare e che a me e che la mia giunta ama fare, perché questo è veramente, vuol dire fare politica seria e fare politica di confronto. E io venni l'anno scorso e vi promisi che dopo l'approvazione della manovra finanziaria la mia amministrazione avrebbe, nell'arco del primo semestre dell'annualità successiva a quella che state vivendo voi, stanziato 850.000 euro, tenendo in considerazione il fatto che la tassazione IMU proviene ad esempio da seconde case e che quindi una percentuale alta dovesse essere rispesa e reinvestita sul territorio, cosa che in passato non era mai stata fatta, ma io promisi che l'avremmo fatto. E oggi sono qui a dirvi, a dimostrarvi, probabilmente sarò anche un po' noioso perché vi elencherò proprio i dati proprio economici per farvi capire a quale intervento si abbini la somma, per farvi capire che io non ho il reinvestito come avevo promesso avrei fatto 850.000 euro, ma oltre 1.100.000 euro entro il primo semestre dell'anno 2018, di cui tutti voi ora potete beneficiare, potete visitare, potete visionare quello che sia stato fatto. E quindi questo è sicuramente un qualche cosa che è un merito di questa amministrazione. Mantenere le promesse oggi non è facile. Abbiamo risolto tutti i problemi? Abbiamo trasformato Principina nella più bella stazione? Assolutamente no, anche se in potenza comunque lo è, perché la natura selvaggia è sempre permeante, è sempre meravigliosa. Però abbiamo sicuramente fatto un importante cambiamento di rotta, un'accelerazione nel passo amministrativo che tutti voi conoscete, perché gli interventi, i soldi che noi abbiamo messo su questa frazione in un anno non sono la sommatoria di tutti gli interventi che sono stati messi nei precedenti 10 anni dalla precedente amministrazione. E quindi questo a significare che probabilmente noi abbiamo a cuore la nostra frazione di Principina e anche la nostra frazione di Marina, ma oggi siamo a Principina. E quindi noi abbiamo fatto degli interventi importantissimi, parto da quello più macroscopico, quello più grande. Le associazioni locali di Principina, che qui vedo in seconda fila, molto spesso mi hanno stimolato e li voglio ringraziare per l'azione di Pungolo del passato, ma anche di quella che stanno per fare, perché vedo già l'occhio critico e mi piace, e mi hanno spesso stimolato sulla necessità di dover mettere mano alla pubblica illuminazione. La pubblica illuminazione aveva visto nell'anno 2015 un mini intervento per la copertura del 16% dello spazio illuminato della frazione di Principina, ma non era assolutamente sufficiente. Ebbene, noi abbiamo riportato l'illuminazione, siamo partiti, come avevo promesso che avrei fatto, da Principina, e abbiamo recentemente inaugurato l'accensione della nuova illuminazione pubblica con l'installazione di 476 punti luci nuovi, che voi tutti avrete visto se avete avuto il piacere di visitare durante la notte la frazione di Principina. 476 punti luce per un valore di 650.000 euro. Ecco, solo questo intervento è costato 650.000 euro. Comporterà sicuramente un miglioramento delle condizioni di illuminazione, ma anche una riduzione dei costi, perché le nuove tecnologie
tecnologie LED consentono un grande risparmio, e questo è stato possibile grazie all'attivazione della nostra società in-house al 100% partecipata dall'amministrazione comunale Sistema, con la sua presidenza Mauro Squarcia, che è stato possibile attivare questo importante percorso riqualificativo dello spazio illuminante. Una cosa che ha avuto un procedimento suddiviso in 3 lotti, e l'ultimo lotto è stato acceso qualche giorno fa. Prima abbiamo acceso il secondo, poi il terzo, e poi siamo arrivati ad accendere il primo. Ma non è stato solo questo l'intervento portato avanti dal Sistema. Abbiamo attivato tramite la società delle attività di pulizia straordinaria del verde, penso all'aiuola del piazzale Tirreno, alla pista ciclabile Principina Rio Grande per 5.000 euro, e abbiamo installato 60 metri di filagne, perché in abbinamento al potenziamento anche della presenza presidiale della Polizia Municipale, quindi contro i parcheggi selvaggi, abbiamo anche creato delle palizzate di contenimento che hanno comportato un investimento di circa 2.000 euro. L'intervento quindi economico di Sistema per la frazione di Principina è riassumibile in 656.000 euro. Poi siamo andati a fare una cosa su cui sicuramente c'era grande necessità, grande richiesta da parte della cittadinanza: la via principale di Principina, scusate la ridondanza, era in condizioni invereconde, vergognose, mi chiamavano i turisti tedeschi, ce n'è stato uno solo, e ve lo voglio raccontare, che mi ha chiamato dopo che abbiamo rifatto completamente via del Pino, via del Tirreno, e continueremo perché ancora il progresso è in itinere, e continueremo anche da Vivaio Teresini fino all'accesso alla strada, che ha ancora avuto delle toppature, che mi ha telefonato e mi ha detto: io venivo a Principina, in tedesco, perché mi piaceva fare il rally sulle buche di via del Pino, e adesso purtroppo è piano, mi annoio, non vengo più. Ecco, abbiamo perso un turista, però penso che se ne siano guadagnati tanti altri. Sì, vabbè, però era simpatico, era simpatico. Abbiamo comunque, grazie al servizio manutenzioni, grazie all'assessorato ai lavori pubblici, all'assessore Riccardo Megale, seduto qui con gli occhi azzurri, molto bello e molto vispo, abbiamo proceduto alle fresature delle ceppaie pericolose poste lungo le strade e i parcheggi per 6.500 euro. Siamo intervenuti in somma urgenza, perché l'anno scorso vi ricorderete tutti che abbiamo avuto oltre 800 focolai incendi boschivi, quindi una cosa veramente devastante, che ha portato anche che l'amministrazione attivasse poi un tavolo prefettizio di contenimento e di prevenzione, perché il sistema e la struttura dell'ordinanza preventiva non era un qualche cosa di strutturale che potesse essere utilizzato all'infinito. Bisognava investire in maniera strutturale attraverso l'attivazione di un presidio che è stato attivato, che quindi contiene la pericolosità della divampazione dell'incendio nel caso occorra. Speriamo di no, fino ad oggi abbiamo avuto abbastanza fortuna. Insieme al sindaco di Castiglione della Pescaia, grazie anche all'intervento della Regione Toscana, a confine tra Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto c'è un presidio permanente che molto spesso si distacca e viene anche a Marina, che è molto vicina, come voi tutti sapete, a Principina. Abbiamo però fatto degli interventi importanti, sempre in somma urgenza, ad esempio per bonificare la zona che era stata sottoposta al Vivaio Teresini all'incendio per circa 10.000 euro. Abbiamo non soltanto rifatto per un intervento di 74.700 euro la messa in sicurezza di via del Delfino, la strada principale di accesso, ma abbiamo fatto degli interventi del rifacimento delle strade interne, penso a via d'Aragosta, Anguilla, Medusa, Spigola, una parte. Dovremo sicuramente nel mandato quinquennale farne tante altre, perché ci rendiamo perfettamente conto della trascuratezza derivante da 70 anni di dimenticanza della nostra persone, ma dovete capire che più di questi soldi purtroppo non è stato possibile reperire, mettendoci tutta la buona volontà possibile. Abbiamo quindi speso per le strade interne circa 41.000 euro, mentre per la potatura dei pini domestici, voi tutti sapete che esiste il Mazzucoccus, che esiste questo problema dei pini che invecchiano, che si ammalano, e quindi a livello anche regionale, ora non voglio entrare troppo nel tecnico, abbiamo attivato delle misure, la 8.3 e la 8.4, che avranno una ricaduta importante abbinate alla protezione civile e all'antincendio boschivo dall'anno prossimo, che saranno delle misure che consentiranno ad un privato di poter fare i lavori di pulizia del sottobosco e di messa in ripristino del proprio giardino, avendo poi la fruibilità di un rimborso al 100% delle spese anticipate in spesa corrente. Quello che abbiamo fatto l'altro anno.
Ora dopo ci arriviamo. No, questa misura non è ancora attiva, l'altro anno purtroppo non si può rendere retroattiva, però l'abbiamo attivata per il futuro e questa sarà una ricaduta positiva che ci sarà nel prossimo futuro. Nel frattempo abbiamo sul nostro patrimonio comunale, quindi un conto è poter intervenire sul patrimonio comunale, un conto è poter intervenire sul patrimonio demaniale, un conto è poter intervenire sul patrimonio privato. Su questo abbiamo delle difficoltà, possiamo intervenire sotto forma di ordinanza, però richiederebbe comunque nel caso del mancato rispetto da parte del privato cittadino non operoso come tutti voi della spesa che dovrebbe pagare il comune, creando quindi un buco di spesa corrente estremamente importante. Non è stato possibile andare in questa direzione. Abbiamo certo le misure di cui parlavo, la misura 8.3 e la misura 8.4 sono per i privati, sono per, e consentiranno attraverso il finanziamento del piano di sviluppo rurale, e comunque sia voi avete un ufficio nella persona di Angeli dell'urbanistica sezione agricoltura, dopo lascerò ai referenti di zona un punto di riferimento che io ho messo a vostra disposizione, voi che avete già avuto a che fare con lui vedo che annuite, che vi potrà rendere dotti sulla fruibilità e la modalità di delle misure che vi consentiranno di poter pulire il sottobosco con anticipazione propria e refusione e rimborso poi da parte del finanziamento della Regione Toscana, ovviamente nel caso che voi siate rientrati nella misura, abbiate partecipato al bando e siate usciti vincitori. Questa è ovviamente una condizione sine qua non, questo non è possibile. Abbiamo poi fatto altri interventi urgenti di prevenzione, di bonifica della pineta, acquisita anche da privati, 25.000 euro. E questo è un capitolo che aprirò dopo quando parlerò dell'assunzione appunto a patrimonio comunale del bene demaniale, che ci consente di ridurre quella incapacità di manovra che oggi il comune soffre perché non è suo, molto semplice. Quindi avendolo riacquisito dopo tanti anni, e questa è un'altra grande operosità portata avanti dal mio assessore ai lavori pubblici ma anche al patrimonio, perché noi abbiamo purtroppo diverse deleghe, diverse funzioni, Riccardo Megale, che è una cosa che era stata tentata, ripetutamente fallita dalle precedenti amministrazioni, ma che noi siamo riusciti a portare a termine. Ma vi dettaglierò l'ubicazione appunto delle zone riassunte o che riassumeremo presto a patrimonio comunale, che attualmente non lo sono, in maniera tale da poter utilizzare anche la pulizia in quelle zone lì che adesso c'è ovviamente ostacolata. Abbiamo poi rigenerato la pavimentazione della strada di Principina 1 per un intervento di 11.127 euro. Il totale dei lavori da Principina a mare da parte del servizio di manutenzioni è di circa 218.955 euro, che si sommano a quelle 657 di cui vi parlavo prima della pubblica illuminazione. Tant'è vero, io sono arrivato immediatamente al punto che vi stavo descrivendo poc'anzi, che noi con varie delibere e con atti consigliari comunali, che adesso non vi sto a descrivere per non tediarvi, abbiamo praticamente deciso di riprendere delle aree verdi acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente. Ci sono vari atti, si parla di metri quadri 4.879 lungo via dello Storione, l'area verde fra via dello Storione e via della Spigola, 9.568 metri quadri dell'area verde lungo via dello Storione, Cooperativa Edilizia Europa SRL, poi l'area verde lungo via dello Squalo e via dello Spigola per 7.296 metri quadri. In più l'amministrazione comunale, sempre a Principina a Mare, sta procedendo, sempre in quest'ottica, all'acquisizione al demanio stradale di un'area di metri quadri 22.952, che sono 2 ettari e 2, quindi una superficie importante, attualmente appartenente alla società La Pigna, la responsabilità liquidata limitata, che è in liquidazione, che è corrispondente alla strada di collegamento della Trappola, strada provinciale 40, a Principina a Mare. Quindi tutte operazioni che sembrano non essere, come dire, percepibili facilmente dalla cittadinanza, ma che hanno comportato un grande sforzo dei nostri uffici e del nostro patrimonio per comportare questa condizione virtuosa in cui poi la capacità di intervento diretto del Comune possa essere maggiorata. Ovviamente ciò ha comportato delle spese che io non quantifico, però su cui io adesso vorrei che voi rifletteste, perché quel milione c'è
800 a cui ho fatto riferimento, che supera le 850.000 euro che io avevo promesso avrei investito entro il primo semestre del 2018, sono soltanto spese dirette, come dire, si può vedere la fattura, tutte quelle che sono indirette, derivanti ad esempio dalla riduzione dell'imposizione TARI, della tariffa sui rifiuti, che noi in 18 mesi di attività abbiamo ridotto del 18%, cioè noi in un momento in cui le tasse si alzano, in cui le tasse vanno alle stelle, abbiamo in 18 mesi ridotto la TARI, la tassa sui rifiuti, per tutta la il comune di Grosseto del 18%, l'1% al mese, non è cosa da poco. Abbiamo esteso la tassa di occupazione del suolo pubblico, grazie al mio ottimo assessore al bilancio, che vedete qui un po' serioso, perché vi assicuro, avere a che fare con i soldi, uno non ha tempo di andare a prendere il sole e di abbronzarsi, rimane un po' bianco, ma è sempre fino alla sera lì a studiare la contabilità, la ragioneria, il bilancio, per riuscire a trovare sempre nuove soluzioni. Ed è stato grazie a lui e grazie all'assessorato all'ambiente che è stato possibile, attraverso anche l'attivazione di tutta una serie di azioni che hanno visto anche purtroppo la messa in discussione delle politiche di area, di ambito ottimale di gestione portate avanti dalla Regione Toscana. Perché voi, cari cittadini, dovete sapere che non è più il sindaco direttamente che si interfaccia con il gestore, o almeno lo è per le linee di indirizzo, per le linee di coordinamento, ma non per l'espletazione della funzionalità del servizio stesso e dell'applicazione del servizio sul territorio. C'è un gestore sovraprovinciale che corrisponde a diverse province di interesse. L'assemblea dove si delibera e si prendono le decisioni è composta da oltre 105 sindaci, cioè vi rendete conto della difficoltà anche operativa di poter trovare un'occasione di delibera? Vi dico semplicemente, per farvi capire questo concetto, che per 2 anni è stato impossibile costituire il consiglio direttivo del lato sud-est Toscana relativamente ai rifiuti, perché non si raggiungeva mai il numero minimo per poter deliberare l'atto. Questo per farvi capire come queste politiche portate avanti dalla Regione Toscana di area vasta in realtà siano nefaste e abbiano delle ripercussioni tremende per i cittadini, riducendo l'efficienza del servizio e molto spesso aumentando i costi. E quindi noi siamo dovuti andare a mettere in dubbio tutto questo sistema, quindi a combattere battaglie con il gestore, a combattere battaglie con la Regione Toscana, e quindi mettendosi anche in una condizione di esposizione, perché il colore della Regione Toscana non è molto simile a quello della provincia di Grosseto, e quindi molto spesso queste condizioni creano, invece di un'agevolazione procedurale comportamentale, una difficoltà aggiuntiva. Ma noi, nonostante questo, abbiamo sempre anteposto, almeno da parte nostra, la volontà di fornire un servizio migliorato e migliorativo al cittadino, e siamo andati ben oltre in termini di discussioni, di occasioni di discussione e di confronto, a quelle che erano le condizioni politiche che ci relazionavano appunto alla Regione Toscana. E quindi la TARI, la riduzione TARI per Principina, io non la posso quantificare, io non posso sapere quanti di voi la sommatoria della riduzione dell'imposizione fiscale abbia consentito un risparmio nelle vostre tasche, ma sicuramente c'è stato, però non lo conteggio negli interventi diretti che noi abbiamo portato avanti, così come quelli relativi alla tassa di occupazione del suolo pubblico, che noi abbiamo esteso dallo zero che c'era precedentemente, salvo un 25%, però relativamente soltanto al centro storico, a tutta la città di Grosseto. E quindi abbiamo fatto, grazie al mio assessore al bilancio, al mio assessore alla defiscalizzazione, io lo chiamo così quando si scherza e quando si mandano le battute, un importante lavoro, forse poco percepito, perché su 82 milioni di euro non crediate che gli interventi di manovra possono essere così influenti da farvi sobbalzare, però se ci ragionate e riflettete, capite che una riduzione del 18% sulla TARI e una riduzione della TOSAP del 5% non è cosa da poco di questi tempi in cui tutto aumenta e tutto va alle stelle. Ma questa è una cosa che noi abbiamo fatto. Abbiamo migliorato con il demanio, quindi interfacciandosi con la capitaneria di porto, anche le condizioni di sorveglianza delle spiagge. Abbiamo recentemente varato il piano di salvamento, che ogni anno migliora, si installano nuove torrette, ci sono nuove situazioni di controllo migliorate, e l'ingerenza dell'aumento dei costi e delle spese del miglioramento del piano di salvamento di sorveglianza delle spiagge è di circa 80.000 euro tra Marina e Principina, che noi abbiamo quantificato in circa 20.000 euro, essendo anche abbastanza buoni, diciamo, nei confronti di Marina, non nei confronti di Principina, a 20.000 euro. E questo è un intervento che noi abbiamo fatto a beneficio della nostra frazione balneare di Principina.
lo abbiamo fatto in collaborazione con gli stabilimenti balneari, e anche su questo, avendo notato che l'area privata dei bagnetti con quella invece del comune molto spesso subiva una distorsione del livellamento, cioè si arrivava a un punto, c'era lo scalino, una parte pulita, una parte lavata, una parte bonificata e quell'altra lasciata proprio, abbiamo investito 22.000 euro facendo in modo che si potesse, attraverso una straordinaria operazione di ripulitura dei tratti di spiaggia libera prima dell'inizio della stagione balneare, per la prima volta nella storia, investendo 22.000 euro, creare una situazione di livellamento e di omogeneità per migliorare anche la fruibilità nei confronti dei turisti. Con la collaborazione del servizio ambiente e anche la collaborazione del gestore unico per il trattamento dei rifiuti e dei materiali derivanti dalla pulizia degli arenili liberi e posizionamento scarrabili per rendere più efficace la pulizia stessa. Magari voi non avete questa percezione, ma anche da questo punto di vista questa amministrazione ha fatto notevoli passi avanti che prevedono un investimento diretto, ma anche un allargamento dei rapporti relazionali che si hanno normalmente, ma che si possono avere con più o maggiore proattività. E quindi anche su questo abbiamo cercato, nell'ottica del miglioramento della sicurezza di balneazione, di investire bene, rinnovando la segnaletica verticale con 60 pannelli informativi in 4 lingue, abbiamo acquisito e posto 700 metri quadrati di nuovi camminamenti per sostituire le passerelle obsolete o usurate, e abbiamo sostituito le scalette rotte usurate nelle torrette avvistamento, e 5 sono state le torrette in più messe a disposizione della cittadinanza. Tutto ciò ha comportato un intervento complessivo di euro 82.000 che si sommano a quanto precedentemente abbia detto. Per quanto riguarda l'ambiente, vi ho già parlato della Tari, vi ho già parlato della TOSAP, abbiamo completamente riprogettato, grazie al mio ottimo assessore all'ambiente Simona Petrucci, che non vedo, che sicuramente sarà impegnata in qualche lavoro, perché oltre a essere un'ottima politica, soprattutto una bravissima professionista, perché, diciamo, permettetemi un attimo di rilassamento, quello che distingue un po' la mia amministrazione da un'amministrazione prettamente politica è che tutti noi, o quasi tutti noi, proveniamo dal mondo del lavoro, abbiamo un'attività, siamo imprenditori, siamo professionisti, siamo avvocati, io vedo il mio assessore allo sport, molto bello anche lui da vedersi, che è un avvocato, quindi noi non abbiamo bisogno di fare attività politica per sopravvivere, abbiamo, perché quello che percepiamo come politici è nettamente inferiore a quello che percepiremmo se avessimo continuato a fare quello che facevamo e che comunque percepivamo prima di diventare politici. E questa è una cosa che oggi, non voglio fare il populista, però bisogna considerarla, perché oggi veramente fare l'amministratore comunale richiede un grande impegno e una grande privazione di sé. E quindi abbiamo migliorato l'igiene stradale, abbiamo riprogettato completamente il servizio di spazzamento e abbiamo creato i presupposti affinché nel futuro si possa passare alla differenziazione con isole ecologiche intelligenti. Anche questo è stato fatto dal comune di Grosseto, come primo comune della regione toscana. Signora, siamo un attimo distratta, la richiamo all'attenzione, siamo stati i primi in regione toscana a mettere due situazioni di differenziazione con isole ecologiche intelligenti che sono a livello sperimentale, una che va a seconda del peso del rifiuto differenziato e una a seconda della misurazione del volume. Adesso il livello sperimentale, ad oggi c'è dato di conoscere in base alle sperimentazioni che il sistema preferito dalla cittadinanza è quello con la misurazione del peso, che ha consentito nelle zone sperimentali che a Grosseto sono già diverse di portare il tasso di differenziazione da un 32-35-36%, pensate, all'80-81-84%, quindi un grande risultato. Entro la fine mandato distribuiremo le isole ecologiche su tutto il territorio, supereremo il vecchio porta a porta che aveva ridotto la percentuale di differenziazione e miglioreremo anche la consapevolezza del cittadino nei confronti della necessità di differenziazione e di salvaguardia del nostro patrimonio ambientale, perché saper ben differenziare significa amare anche il nostro ambiente, il nostro territorio, e saper tradurre il rifiuto in risorsa, cioè noi possiamo trasformare un rifiuto in risorsa e quindi rimetterlo a disposizione. E questo però richiede, soprattutto a Grosseto, non so perché, io sono grossetano e quindi nessuno mi voglia accusare di nient'altro, a Grosseto era più basso come tasso di fruizione rispetto alle altre città di Grosseto e soprattutto alla media italiana. Ecco,
con questo sistema, che verrà anche a Principina prima della fine di mandato, sicuramente miglioreremo il tasso di differenziazione. Tutta questa nuova riprogettazione è costata, buonasera signora, non si preoccupi, è costata all'amministrazione 75.000 euro. Quindi abbiamo investito anche su questo per 75.000 euro. Quindi noi miglioreremo la tariffa, ve l'ho già detto, ma infine vi voglio ricordare, chiudo il capitolo sull'ambiente, che sia nel 2017 che nel 2018 è stato attivato un servizio di raccolta per spalci verdi, aghi di fini a domicilio, forse non tutti lo sanno, prenotabile telefonicamente e gratuitamente presso il gestore. Ecco, poi dopo ve lo spiego, arrivo dopo. Anzi, ci arrivo subito, è come se l'avessi fatta io questa scaletta, infatti dico una cosa e poi subito dopo vedo quella che dovrei dire tu. Allora, noi abbiamo migliorato anche le condizioni di comunicazione con i cittadini, non soltanto essendo presenti nelle frazioni e girando molto per le stesse, ma anche utilizzando i telefonini, la tecnologia. Oggi forse non tutti voi sono familiari con questi strumenti, ma noi abbiamo creato delle applicazioni, una delle quali che si chiama Grosseto Clean, che è quella relativamente al potenziamento del servizio ambientale, che voi facilmente, a seconda delle varie tecnologie, iPhone, ISOS, eccetera, ASUS, tutte quelle che ci sono disponibili, vi scaricate gratuitamente dal telefonino e la aprite e potete vedere in che momento la spazzatrice, a che ora passa in quel punto, potete vedere se non passa, se doveva passare non è passata, e quindi potete fare una segnalazione se un rifiuto è stato abbandonato, se una persona non ha differenziato. Noi siamo, e qui io quando dico queste cose molti cittadini trasformano il loro sguardo di attenzione, di simpatia, in uno sguardo di odio intriso di aggressività, perché io ho aumentato sicuramente le multe fatte ai cittadini non decorosi, ai cittadini che hanno violato il rispetto del nostro ambiente, e l'ho fatto veramente in maniera, ne parlerò tra poco quando parlerò appunto dell'assessore alla sicurezza, alla protezione civile e alla viabilità Fausto Turbanti, che ha portato poi in esecuzione tutte queste linee di condotta. Ma noi non possiamo accettare che uno non sia rispettoso delle regole del ben vivere civile comune, e quindi bisogna essere estremamente attenti. Attraverso questa applicazione lei può, Grosseto Clean, poi dico a una delle mie bellissime assistenti, alla signora, di fargli capire esattamente come si fa, e a chiunque lo voglia, si può scaricare Grosseto Clean e segnalare. Noi ad esempio dal 1 di aprile, perché questo è un servizio che è in attività dal 3 aprile per l'esattezza, quindi dai 1 di aprile, abbiamo avuto da Principina 74 segnalazioni che sono state evase, tutte con soddisfazione del cliente. Se il cliente non è soddisfatto, fa la segnalazione di insoddisfazione, viene segnalata e noi interveniamo, e questo è stato possibile grazie anche alla nostra capacità di intervento potenziato anche sul gestore Sei Toscana, e quindi anche nelle politiche di area ambito a cui facevo riferimento, perché è assolutamente necessario, noi siamo riusciti a farlo, ripristinare quel rapporto diretto con il cittadino, che impazzisce quando c'ha un numero verde a cui nessuno risponde, quando non sa a chi riferirsi, quando va magari dal sindaco e il sindaco poveretto dice: signora, io sono sindaco di un capoluogo di 3.000 abitanti, ora non è il mio caso, ma cosa vuole che conti io all'interno di un'assemblea con 105-115 sindaci? Zero. Cosa posso fare? Niente, segnalo, e poi la mia segnalazione è il cane che abbaia alla luna, rimane lì. Noi invece con questa applicazione abbiamo creato un rapporto diretto e stiamo lavorando ad un piano di controllo e di gestione che è rimasto in embrione 2 anni, e ora noi con la nostra forza politica crescente anche all'interno degli ambiti stiamo cercando di arrivare ad una capacità decisionale tale che si possa mettere in implementazione, perché noi vogliamo arrivare a dover punire il gestore Sei Toscana se non punisce bene, se non raccoglie bene, se non raccoglie le segnalazioni dei cittadini. Questo è il nostro scopo, e piano piano ci stiamo arrivando. Ma non è questo l'unica applicazione che noi abbiamo messo all'educazione. La signora giustamente mi ricordava il progresso e il salto culturale, soprattutto dei nostri giovani, ma non sempre dei nostri giovani. C'è anche gli adulti, anche sono un po' belli, anche un pochino meno giovani. La mia, l'assessore all'ambiente Simona Petrucci, ha fatto personalmente a 2.000 studenti delle scuole della città di Grosseto lezione sulla differenziazione, culminata in una giornata, in una 3 giorni molto bella, dove si è parlato di
di ambiente, collega ambiente, festa ambiente, con le associazioni ambientaliste, facendo capire e sensibilizzando sull'utilizzo dei materiali riconvertiti, su energie rinnovabili e su tutto quello un cittadino possa fare autonomamente, individualmente, per migliorare le condizioni collettive della cittadinanza e della fruibilità dei servizi. Ma non è solo questa l'applicazione che io vi suggerisco, anzi vi imploro di scaricare sui vostri telefonini, che si chiama Grosseto Clean, Grosseto Pulita. Abbiamo migliorato anche il canale diretto, nonostante esista il SURP, il servizio quindi di informazione, l'URP, l'Ufficio Relazioni Pubbliche, esistano tutti questi strumenti che molto probabilmente non tutti voi conoscete. Noi abbiamo creato un servizio aggiuntivo in forma bene, e questo l'ha fatto il mio assessore insieme alla società in-house Sistema, che è un'applicazione attraverso la quale voi siete avvisati in tempo reale di un'allerta, arancione o rossa meteo, oppure informazioni, probabilmente in altri paesi c'era già, ma qui eravamo un pochino... Lo so, signora, oh, piano piano. Comunque a Firenze c'è, qui non c'era, ora c'è anche qui, ora c'è anche lì, ma non soltanto c'è questa informazione, ma abbiamo anche 6 servizi aggiuntivi su Telegram, tutte cose che vi scaricate gratuitamente su Telegram, che potete avere visione degli eventi, delle situazioni, perché un'altra delle grandi operazioni che molto spesso non si vedono, che difficilmente si tangono, sono quelle relative all'accrescimento culturale, eventistico. Quando noi siamo diventati amministratori c'era un po' di caos a livello di organizzazione degli eventi. Ebbene, il mio assessore nonché vice sindaco Luca Gresti, al turismo e anche a tante altre cose, il mio sostituto in tutto quello che io faccio, che faccio io quando non ci sono, ha fatto un calendario degli eventi, ha migliorato le condizioni di finanziamento degli strumenti relativi alla promozione turistica, ha migliorato e influenzato i collegamenti anche del trasporto pubblico locale, ha migliorato l'infopoint che qui avete aperto, dovreste aver aperto tutte le mattine in maniera estremamente importante per un servizio aggiuntivo ai cittadini. E quindi ecco tutti i servizi che possono essere comunicati direttamente attraverso questa applicazione che vi suggerisco gratuitamente di scaricare, che vi può dare l'allerta, che poi può esservi dato non soltanto attraverso il telefonino ma anche con una telefonata a casa e con una mail, quindi a seconda delle esigenze manifestate dal cittadino. Chi me lo dà il numero? È sempre la stessa signora che vi dà questo domain. Però potete avere anche un'informativa sugli eventi, che cosa prima non esisteva. Non è l'unico canale, ma è un canale importante. Abbiamo fatto anche un canale Instagram, un canale Facebook, il nuovo sito web dove abbiamo raccolto tutti i comuni della provincia di Grosseto, cercando di stabilire una priorità, una sottolineatura dell'importanza del turismo cosiddetto esperienziale, cioè il turismo meno conosciuto. Abbiamo Petigliano, abbiamo Rocca Tenerighe, abbiamo dei posti meravigliosi e sono un po' isolati, quindi abbiamo creato delle situazioni di promozione del turismo esperienziale per la prima volta, e questo a voi forse non interesserà, ma per me è stata una grande vittoria amministrativa. È stata una grande vittoria amministrativa per me riuscire a creare la prima linea, il primo volo internazionale della SEAM, della società aeroportuale civile della nostra città di Grosseto, con Berna. Che dico perché è facile, bravo. A Fiumicino ce n'è 2000, a Pisa ce n'è. Ecco, a Grosseto era impossibile, perché noi abbiamo la più importante base. Esatto. Solo con la Russia. Noi abbiamo il più. Come mai? Sì. Abbiamo la più importante base militare d'Italia, che è una main operating base, cioè presidio H24, reperibilità H24, una scuola di volo, tantissime persone ruotano attorno all'aeronautica, ed era assolutamente impossibile sviluppare questo canale. E invece noi piano piano, con gutta cavat lapidem, dicevano i latini, la goccia rosicchia anche la roccia, siamo riusciti a ottenere anche questo risultato, che avrà un tornaconto anche in termini di sviluppo turistico, non sarà risolutivo, ma fa parte di tutte quelle misure che stiamo cercando di portare avanti come città. E quindi Informa Bene, Grosseto Green è Informa Bene. Abbiamo poi altre due applicazioni, una che si chiama Decoro Urbano e una Il Comune a Portata di Mano, che potete utilizzare per fare le segnalazioni e per comunicare direttamente, oltre il canale Facebook, il sito del Comune e tutti gli strumenti che tutti voi conoscete, anche attraverso questo. E poi abbiamo l'ultima, perché dopo 35 anni
questa amministrazione ha messo mano e ha rivoluzionato, sempre nel concetto di area vasta, il trasporto pubblico locale. Noi avevamo una fruizione veramente bassissima, lo 0,85% dei cittadini grossetani utilizzavano il trasporto pubblico locale. 6 o 7 linee avevano una presenza deserta durante l'anno, 5 presenze, 6 presenze. Abbiamo dovuto fare nel contratto ponte, che adesso regola il trasporto pubblico locale con il gestore TM, fare degli aggiustamenti, migliorando le condizioni di decoro, migliorando le condizioni anche della tecnologia messa a disposizione dei cittadini, tra cui questa applicazione che si chiama, che è importante, di TM, su cui potete avere immediata contezza di dove sia quell'autobus, dove vada. Abbiamo creato delle linee principali, delle rotte che vanno a perpendicolo, orizzontali e in senso antiorario nella città di Grosseto, concentrandosi sulla valorizzazione del centro storico e facendo in modo appunto che questo aspetto fosse migliorato e potenziato e reso più fruibile alla cittadinanza. La media regionale è circa 2,74 cittadini, la percentuale, l'indice di fruibilità, noi siamo allo 0,84 e contiamo di arrivare quantomeno alla media regionale, altrimenti non si giustificherebbe più il trasporto pubblico locale. E quindi anche su questo abbiamo lavorato. L'ultima applicazione che abbiamo messo in campo per i cittadini, sempre portata avanti dalla società in-house Sistema, in interazione con la banca Tema, quindi con un importante istituto credito cooperativo della nostra città di Grosseto, una applicazione My Cicero, che dove ci sono le strisce blu vi consentirà di poter pagare il biglietto senza dover scendere direttamente dal telefonino. Nel caso in cui voi poi abbiate pagato per un'ora e vi tratteniate perché avete trovato un bel ragazzo col quale trattenervi magari qualche ora in più, o una bella ragazza a seconda dei gusti, ecco, potete direttamente dal telefonino dire: voglio stare un'ora in più. E questo non c'era a Firenze, c'era, signora, non me ne voglia, però qui a Grosseto non c'è, a Roma non c'è, benissimo, abbiamo superato Roma, quindi grazie alla legge. Beh, e quindi non c'era, c'è anche questo, ma sarà possibile anche prenotare i treni, prenotare qualunque cosa. Mai Cicero. Queste sono tutte delle applicazioni che io vorrei, proprio attraverso Informa Bene, prossimamente magari mettere a conoscenza della cittadinanza con un altro post, perché vedo che molti non lo sanno, vedo dagli sguardi smarriti. Allora, quindi questa è l'importante innovazione tecnologica. Andiamo a quella più dolente, ma che comunque comporta un miglioramento delle nostre condizioni di sicurezza, perché noi siamo l'amministrazione della legalità fino a prova contraria, fino ad oggi nessuno ha provato il contrario, quindi lo possiamo dire a cuore proprio aperto, guardandomi negli occhi, l'amministrazione della Polizia Municipale, del potenziamento dei servizi della Polizia Municipale, dei servizi interforze a livello prefettizio, perché la Polizia Municipale da sola non può fare tutto, anche se è dotata di un nucleo operativo speciale, anche se abbiamo migliorato del 1700% la percentuale di sequestri nell'anno 2017 rispetto all'annualità precedente, dati di ora non ce li ho, la percentuale dei beni sequestrati dai venditori cosiddetti abusivi. Forse avrete notato che ce ne sono meno in giro. Mi fa piacere. Anche domenica io personalmente, insieme al mio assessore, abbiamo fatto un intervento a Marina, mi hanno chiamato qui da Principina piangendo perché li stavamo dimenticando, dopo mezz'ora c'erano i poliziotti municipali anche a Principina, e quindi penso che voi li abbiate visti e che qualcuno li abbia visti. E quindi, oltre al miglioramento della segnaletica di cui facevo riferimento, e dal proventi del codice della strada, quindi abbiamo reinvestito dai proventi del codice della strada per migliorare le condizioni della vostra sicurezza, abbiamo comprato una videocamera di sorveglianza, a parte il fatto che abbiamo migliorato le condizioni di prevenzione degli incendi piazzando una telecamera termica a Marina di Grosseto, che è in grado di individuare un piccolo focolare di incendio anche a 6 km di distanza, abbinandolo ad un sistema di controllo presidiale dello spazio aereo con droni che sono in grado di percorrere 40 ettari l'ora, quindi per migliorare le vostre condizioni di sicurezza dall'alto, ma anche poi attraverso una telecamera mobile che è in grado di verificare immediatamente se voi abbiate l'assicurazione pagata, se voi abbiate il collaudo scaduto, ovviamente non perché la sicurezza indiretta è importante tanto quella diretta, perché se voi subite un incidente da una persona non assicurata, qualcuno di voi magari l'ha provato, che cosa significa? E a Grosseto c'era una percentuale di assicurati del 12%, pensate te voi che situazione eravamo. E quindi abbiamo migliorato attraverso l'invenzione di un sistema fatto in house attraverso la nostra società Netspring, guidata dal nostro assessore al bilancio Giacomo Cerboni, un sistema tale che è possibile sia
sotto forma di targa system mobile, quindi attraverso un veicolo mobile, ma anche attraverso un sistema fisso, targa manent, mettendo molte telecamere in tutti i comuni, comprese 3 telecamere, sono state messe, se non sbaglio, 4 telecamere proprio a Principina, lo stato di assicurazione, ma attraverso, e parlo della telecamera mobile, uno zoom, è possibile verificare il reato ambientale, cioè quando il cittadino differenzia male o viola l'ambiente, noi si chiappa con la telecamera, si fa un bel primo piano e lo si multa. E questa è una cosa che succede in Svizzera, a Lugano, dove lì se uno butta un foglio di carta intera viene arrestato e poi messo nella pubblica gogna per una settimana. Ecco, non vogliamo arrivare altrettanto anche nella nostra esatto, però sicuramente vogliamo migliorare e stiamo migliorando fortemente questo aspetto. Abbiamo quindi messo, sempre con i proventi dei codici, tutte cose che costano, in questo caso 8.000 euro, la segnaletica 6.000 euro, il posizionamento delle barriere per evitare l'intrusione, quindi le steccionate 3.000 euro, i controlli della sosta selvaggia che implicano un dispositivo, che la Polizia Municipale abbia un ordine da parte dell'assessore e del comandante di servizio tale che lui sia presente anche con straordinari, quindi con un aumento dei costi amministrativi, migliorando i controlli sulle spiagge, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista dell'abusivismo artigianale e commerciale. I controlli per la sosta selvaggia nelle pinete, i controlli di pattuglia 18-24 nel fine settimana e una pattuglia 1-6, quindi anche la fascia notturna, perché prima che noi ci insediassimo non esisteva il servizio notturno di controllo della Polizia Municipale, adesso ce l'abbiamo dalle 1 alle 6, quindi di notte vi sentite più protetti, più tutelati, comunque sì, avete una presenza che vi sta vicini, oltre al vigile di quartiere che è di prossima instaurazione, perché metteremo anche il vigile di quartiere. Tra l'altro in questi giorni con il mio assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale abbiamo fatto un piano straordinario buche esteso alle frazioni, in cui andiamo nelle frazioni e ancora ora siamo stati a Braccani, siamo stati a Montepescali, prossimamente arriveremo non so quando, forse il mio assessore me lo saprà dire, anche a Principina, e potremo intervenire con la presenza di un vigile che saprà captare le richieste, le necessità della cittadinanza, e attraverso una ditta presente lì proprio accanto a voi, alla quale potrete dire quella buca lì me la tappi, quella buca là me la tappi. E questi sono interventi che non sono risolutivi, sono interventi 50 anni. Lei no, è vero, basta andare a Braccani e basta andare a Montepescali, e c'eravamo ogni lunedì, andiamo in una frazione, e quindi sicuramente andremo anche nella... qui c'è troppo di buca, lo so, arrivo anche a quello, vi ricordate i quasi 300.000 euro che noi abbiamo investito per le strade e per le bitumature? Non sono sufficienti, ma noi lo sappiamo, ma purtroppo vi ricordo cosa ho detto in premessa: le disponibilità sui lavori pubblici non sono illimitate, sono purtroppo quelle che sono, e quindi voi dovete darci tempo per il mandato quinquennale e giudicarci siamo partiti bene, perché nessuno potrà dire che non siamo partiti bene, perché quello che abbiamo preso l'abbiamo super mantenuto, però non siamo soddisfatti, perché noi non siamo mai soddisfatti, anche se otteniamo un risultato vogliamo sempre vedere come si può migliorare e cosa c'è che non va, e agire su quello, e su quello andremo. Parleremo poi del controllo migliorato, ve l'ho già detto, della vigilanza. Abbiamo instaurato la vigilanza antincendio con vigili volontari a cavallo, e quindi anche questo è un servizio aggiuntivo, non so se qualcuno di voi l'abbia visto in questi giorni, ci sarà, ma sicuramente c'è già presente e qualcuno di voi l'avrà potuto vedere. Sono tutte presenze presidiali importanti che danno sicuramente l'immediatezza della reperibilità anche della funzione pubblica in termini di salvaguardia, che vi consente di stare sicuramente molto più tranquilli. Abbiamo migliorato la convenzione con la racchetta per 10.000 euro, che quel gruppo volontario dell'antincendio, e lui lo sa bene, e quindi anche su questo abbiamo investito con corsi, con formazione, ma con vicinanza e con creazione di sinergie per migliorare la salvaguardia degli antincendi. Abbiamo fatto il presidio di cui vi parlavo, e tutto questo ha comportato come Polizia Municipale un investimento settoriale sulla frazione di Principina di circa 51.000 euro. Abbiamo poi, e chiudo con la cultura, per organizzato il Vox Mundi, il festival, e il festival Cromatica, e abbiamo sicuramente messo a disposizione sedie, transenne, affissioni gratuite dei manifesti, fornitura di materiali come patrocinio e supporto logistico per un valore di 4.000 euro. Io non voglio dire che
questo sia soddisfacente. Non voglio dire che voi dovreste ritenervi soddisfatti, perché non è così, perché non lo siete voi e non lo siamo noi. Noi ci rendiamo conto, però bisogna rendersi conto in che maniera possa operare oggi un'amministrazione, una giunta comunale, e soprattutto che la nostra volontà di metterci la faccia, oggi che magari qualche bravo l'abbiamo preso, ma molto spesso prendiamo schiaffi, ma soprattutto di essere sempre presenti con la cittadinanza, non semplicemente con le parole, perché anche se ho parlato tanto, io sono stato sintetico e non logorroico, non mi sono mai ripetuto, ho detto solo cose che abbiamo fatto, con un dato finale relativo a una cifra di investimento, facilmente riscontrabile perché l'amministrazione è pubblica. Vi ascoltiamo, vi ho descritto tutte le applicazioni che abbiamo messo a vostra disposizione. Adesso, ringraziandovi e scusandomi per la lunghezza del mio intervento e anche per il caldo che non dipende da me, vi do la parola, ci saranno i miei assessori che vi potranno rispondere settorialmente, specificamente alle domande. Vi prego di venire qui a parlare, perché se no laggiù non si sente. Siamo a vostra disposizione. Io voglio concludere con un augurio di una ottima stagione balneare estiva, ma soprattutto, come faccio sempre, dicendo viva Grosseto, io dico adesso viva Principina, andiamo avanti, siamo sempre con voi. Bene, bene.